Fiorenzo Sarto, buongiorno. Qui è la stagionatura del formaggio pecorino. Sì, questa è la sala di stagionatura del pecorino di Farindola che in qualche modo riprende la tradizione della tipologia della nostra stagionatura, quindi come vedete c'è molto legno, Sì. perché il legno qui si crea un ambiente particolare, un microambiente batterico, dove praticamente si riproduce in qualche modo la stagionatura classica fatta all'interno di maglie di legno o di cassapanche di legno, quindi un ambiente umido a temperatura naturale e dove vengono effettuate le ungiture periodiche con l'olio extravergine d'oliva, con l'olio nostro, per permettere al formaggio di avere una stagionatura lunga, quindi di perdere il liquido, il siero, molto molto lentamente e quindi trasferire i profumi e i sapori in maniera più intensa. Senti, questa tua azienda fa parte del consorzio Pecorino di Sì, sì, Farindola. sì. Io mi sto occupando di agricoltura in Alta Valle del Fino. Secondo te ci sarà una possibilità di rilancio? Perché io vedo tanti capannoni chiusi, Sì. La onestamente. verità è che questo è stato uno degli esperimenti più importanti dal punto di vista della comunicazione. Importante, ma non come avremmo voluto dal punto di vista dell'incidenza che ha avuto sul territorio. È vero che è conseguenza del fatto che creiamo questo consorzio ormai più di 20 anni fa, 23 anni fa, e sicuramente i flussi turistici legati all'enogastronomia sono aumentati, sicuramente abbiamo dato un'immagine del territorio un po' diversa. È vero che le aziende associate non sono come avremmo voluto, in numero adeguato, e le produzioni non sono molto alte. Però chiaramente è un prodotto difficile, è un tipo di agricoltura di allevamento difficile, e il disciplinare che ci siamo scelti e che ripropone esattamente la tradizione di questo prodotto, che è il prodotto tipico dell'area Restina, che è il formaggio fatto utilizzando il caglio premaiale, che è quello che sanno un po' tutti, che caratterizza il prodotto, ma non solo, ha un processo particolarissimo, molto diverso dagli altri pecorini italiani ed europei in genere, quindi è un prodotto particolare, complicato, molto buono. Senti Fiorenzo, ma poi alla fine molti si sono distaccati i produttori qui dell'Alta Valfino perché non c'è stato il ricambio generazionale. Sì, in realtà non è che abbiano cambiato tipologia di prodotto o che ne so, o abbiano fatto altro. In realtà sono chiuse le aziende, molte delle aziende sono chiuse, molte sono ridotte veramente al minimo perché non c'è stato, come hai detto tu, il ricambio generazionale. Fondamentalmente le aziende che hanno aderito 20 anni fa al consorzio e sono, tranne due o tre in quest'area, sono tutte chiuse. Qui si sono associate quattro delle aziende del consorzio e le altre sono più o meno chiuse, tranne un paio. La verità è che sul prodotto ci si è puntato in maniera non troppo evolutiva, dai, nel senso che c'è stata poco investimento da parte dei giovani, quella è la Ho verità, capito. tranne all'interno dell'area di produzione del consorzio, che comunque va da Pesenti fino a Caffinetto della Nova in provincia di Pescara, quindi tutta la fascia pedemontana e alta collinare Destina, e di nuove aziende gestite Da giovani. da giovani ne sono tre, quattro, Senti diciamo Fiorenzo, quattro. ma tu ci credi al ritorno dell'agricoltura quassù? Sì, fatta secondo i giusti canoni, con i giusti compensi, nel senso che il valore aggiunto dei prodotti che si fa qui comunque non fosse altro che per il fatto del valore aggiunto ambientale debba essere comunque adeguato e deve essere
presentato più come esperienze, quindi con le visite, quindi col turismo enogastronomico, che col prodotto di per sé. Sicuramente non si riesce a fare una produzione intensiva di nulla, perché è giusto così, perché comunque l'impatto anche ambientale sarebbe devastante, in un'area che ha bisogno invece di essere tutelata e non sfruttata. Ti ringrazio. Senti, chi volesse venire a vedere la stagionatura, quando può venire? Tu sei sempre qui? Sì, noi diciamo che solitamente il martedì e il venerdì facciamo sempre il formaggio e fine settimana chiaramente chi vuole può acquistarlo, venire a vedere ed acquistarlo. Una comunicazione più per te: il 7 di settembre riproviamo a fare le fattorie aperte, quindi solo su prenotazione, un'esperienza della produzione, cioè mostrare come si produce, fare la visita di azienda e fare una degustazione seria. Grazie.